Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, oggi vi presenterò diciamo le novità su Digimon Links. Allora, prima di cominciare, prima di tutto si basa dalla versione giapponese, non dalla versione europea, perché vi farò vedere che cosa c'è di nuovo, che cosa hanno introdotto. Diciamo come nuovi personaggi e molto altro. Beh, prima di tutto andiamo a vedere i nuovi personaggi che hanno introdotto. Vediamo, scopriamoli insieme su questo. Allora, ieri diciamo Namco Bandai aveva ufficializzato un nuovo caratterino che dovrebbe essere già disponibile ed è lui. E automaticamente questo caratterino che io vi facendo vedere non si sa come verrebbe sbloccato. In alcuni casi dice che viene sbloccato dalla roulette russa, ma in altri casi può essere sbloccato tramite un evento molto altro ancora. Ma ora vediamo da vicino se riesco a vedere la funzione. Ora mi devo ricordare. Questi sono i personaggi che possiedo. Vabbè, ragazzi, io Linz non l'avevo più toccato da un sacco di tempo. Dalla versione, diciamo, giapponese. Vabbè, questo è per fare capire che ancora, diciamo, i tutorial e cose varie. Ecco, dovrebbe essere qua. Allora, dobbiamo essere qui. Ah, questi sono i chip. Questi vari livelli di chip. Allora, dovrebbe essere da qualche parte, non mi devo ricordare. Allora, non è questo. Mi devo ricordare dove si trova la funzione. Giustamente. Allora, no. Non è di... Ah, questa è la fusione dei personaggi. Per aumentare le abilità. Queste sono le cose da dovette. Ma qui non c'è niente. Ah, questa è la fusione. Allora, devo ricordare dove si trovava la funzione, perché... Allora, di qua, devo usare di qua, allora, informazione, questa per esempio è la mia formazione che avevo fatto tempo fa, allora, vediamo se... Ecco. Allora, vediamo se... Mi devo ricordare dov'è, diciamo, questa funzionalità, perché certe volte me la ricordo, certe volte non me la ricordo. Vabbè, può capitare anche in diretta su questo punto. Allora, vediamo se trovo. Allora, vediamo. Ok. Allora, come mangiamo? Allora, ecco, dovrebbe essere qui. Oh, ho trovato la funzione. Allora, questo è il glossario degli elementi. Allora, ho trovato dov'è la funzione. Finalmente l'ho ritrovata. Era qua sopra. Allora, vi spiegherò la funzione, l'ho ritrovata finalmente. Allora, questa è la funzione automatica. Vediamo se c'è la funzione. No, questo è il cambio del party. E il cambio del party non c'entra niente. C'è la cosa delle SP per 2. Vabbè.
Ora facciamo entrare Cubimon a livello là. Ok, avanti. Vediamo se faccio arrivare a livello massimo. Così vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, vi faccio vedere. Allora, dovrebbe essere quello qualche parte, non mi ricordo dov'è sta funzione. Allora, questa è la guida. Ho trovata, finalmente, finalmente ho trovato la guida. Allora, vediamo. Dovrebbe essere. Allora, dov'è la lista? Ah, questo è il modello 3D. C'era la lista. Allora, questo è il rilascio. Questo per aumentare il livello. Mannè. Questi sono i chip. Questo è il modello 3D. E questo è il livello Omega. Allora, questo è il modello 3D, ma mi devo ricordare dov'era sta la funzione, perché c'è tutta camurrusa di cercarla. Aspetta, ecco dove era, nella casa, ecco. Oh, era nella casa. Ora me lo sono ricordato. Eccovi qua. Allora, dovrebbe essere. Allora, vediamo dove l'ho trovato il traghetto. No, queste sono le armor. Questa è, diciamo, un'altra linea evolutiva. Allora, dove è il traghetto? Eccovi qui. Ragazzi, questo draghetto dice che ha la pre-evoluzione di Coromon, quindi è un character alternativo. Dice lui. Ed eccolo qui, ragazzi. È un piccolo draghetto biomeccanico. Come potete vedere, no, se si fa. Allora, ho solo questa interazione. Andiamo a vedere l'atto livello. Eccolo qui. Un draghetto che vola, vediamo. Ok. Faccio rivedere. Si chiama Giromon, a quanto si è capito direttamente dalla traduzione giapponese. Se non mi ricordo. Questa è l'altra linea. Dovrebbe essere il livello evoluto. E questo dovrebbe essere il livello Omega. Ed eccolo qui. Come potete vedere, allora, per ottenerlo, questo caratterino, possiamo tentare dalla roulette russa, ma non è detto che capita. Tentare non ci costa nulla. Vediamo. Proviamolo. Che mi dai? Mi hanno dato Dorumon. Eccolo
Oggi è giornata proprio come si dice. Allora, vediamo nell'altra parte. Questo che cos'è? Ah, questi sono i classici frammenti. Questi sono i chip. Questi sono altri eventi. Allora, vi faccio vedere. Allora, ovviamente questo è un gioco. Voglio sottolineare che è moddato, eh? Voglio solo sottolineato perché direttamente io vi dico molto chiaramente. Non è che io ci vado a spendere per le microtransazioni cose varie, assolutamente no. Vi faccio vedere l'evento quello del draghetto, quello del vulcano. Così vi rendete conto come si sblocca. Ecco qua. Beh, questa è la storiella. Eccolo qua. Andiamo avanti. Questo è come comitato di benvenuto, non c'è niente. Allora, ricevuto cristalli e andiamo avanti. Eccolo qua. Qua si inizia veramente il combattimento. Allora, vi dirò una cosa, il combattimento praticamente viene suddiviso in varie fasi, perché il boss finale è proprio il draghetto che si deve sconfiggere proprio a livello Omega. Si deve sconfiggere. Ok, si deve sconfiggere a livello Omega. Si comincia il gioco proprio. Allora, io lo faccio tutto in automatico. Vabbè. Ne risparmiato pure la fatica. Ora si cambia. Fino ad arrivare direttamente all'ultimo, diciamo, all'ultimo livello. Come posso dire. Così vi faccio vedere come si ottiene il draghetto in tutta tranquillità. Tra un po', spero di farvi vedere anche Digimon Realize, l'altro titolo. 3, 2, 1.
Allora, è una versione moddata, praticamente mi state pure con Battle System e batterà pesca, mi faccio vedere come si ottiene il draghetto direttamente a questo punto. Tanto è una live specificatamente sulle novità di Linz a livello giapponese, come viene cambiato. Allora, questo dovrebbe essere il penultimo, se non erro. Ok. Infatti la mia, allora, ecco che allora. Ma vi faccio vedere come la cazzina, ecco. Allora, dovremmo essere già vicini. Dovremmo essere già vicini su questo. Is live from Italy. Italian channel, no English. Ciao, Taro, ciao. Adesso è fatto pure un altro. Vedete ragazzi, lo so che è brutto da dire che non potete vedere scene di battaglie e cose varie. Non ne sapevo nulla direttamente su questo. Allora, poi la live è non ho sbagliato, ho sbagliato. Mannaggia, eri mio di far valere lo sconto. Comunque, queste sono le novità. Praticamente non è che hanno aggiornato, c'è una nuova linea evolutiva, dovrebbe essere teoricamente la S7 MHz, qualche cosa del genere teoricamente. Poi oltre hanno messo questo bel caratterino nuovo. Secondo me verrà introdotto, secondo me, tramite l'evento della prossima settimana. Già un piccolo passo che hanno già inserito nella roster. Secondo me entro, diciamo, in questa settimana, dalla settimana prossima verrà annunciato un evento dedicato, può essere con qualche cutscene o qualche cosa del genere. Comunque, prima che stacco la LED, ve la faccio rivedere direttamente i character. Ve lo faccio anche rivedere. Ecco la seconda cutscene del draghetto, quello del vulcano. Eccolo qui. Il vostro compito praticamente sarebbe che è di prendere questo draghetto. Come esattamente? Dovete affrontarlo miliardi di volte.
non diventa un uovo, appena prenderete l'uovo, già il draghetto già ve lo dà di default, già ve lo dà. E se volete fare la sua linea evolutiva, dovete essere molto veloci. Sbagliato. Dovete essere molto veloci. Cosa significa essere veloci? Prendere specificatamente i suoi frammenti a velocità supersonica. Perché? Questo draghetto, per fare la sua linea evolutiva, purtroppo capita raramente. Questo evento capita, è molto raro che capita, perché gli sviluppatori fanno a rotazione, una volta un character, una volta per un altro, una volta per un altro. Quindi dovete essere velocissimi a prendere il suo frammento della linea evolutiva, e dovete affrontarlo molte volte per ottenere il suo frammento. Non è che basta 1 o 2 volte per affrontarlo, no, si deve affrontare molte volte. Appena avete tutti i frammenti necessari, si ottiene la linea evolutiva, quella definitiva. 2 e 3. Questa è la mia squadretta, per dire, la mia squadra. Che poi vi spiego come, diciamo, potenziare più avanti. Io l'Inz non l'avevo più toccato per motivi tecnici. Oggi, stranamente, l'emulatore mi ha fatto, per dire, miracolo, miracolo, ha ricominciato a rifunzionare. Per dire. Oh, dovrebbe essere ora? No, ancora no. Ma quanto tempo ci vuole? Ecco. Più andando avanti, più richiede più stamina, quindi richiede più energia. Quindi deve essere molto sicuro. Comunque, come uno si va a chiedere come si aumenta la stamina? Molto semplice. Per aumentare la stamina proprio delle creature, cioè proprio per aumentare le partite, dovete potenziare già dall'inizio del gioco il ristorante. Appena lo potenziate al massimo, lo portate, perché il massimo della stamina è 100, non oltre di 100 non va avanti. Quindi automaticamente dovete portarlo già subito a 100 la stamina. Come si fa a portarlo? Semplicemente di non continuando a giocare normalmente, ottenendo cristalli e sbloccarlo alla velocità, oppure il vecchio classico del rimedio della nonna consiste di aspettare minimo 24 ore successive, cioè nella giornata successiva. Aspettate che il potenziamento sia pronto. Appena è pronto, comincerete a giocare nuovamente. Così funziona. Ora ve lo spiego in semplici parole come si fa. Ok. Perché questa è una domanda che si fanno in molti. Perché quando si inizia a giocare, c'è questo tipo di questa pecca che per recuperare energia si utilizzano i cristalli. Non potete utilizzare tipo energy drink e cose varie, perché in questo gioco non esistono. È stata implementata questa funzione con Rea Risa, è stata implementata, però la differenza tra Linz e Rea Risa è che Linz ha un parco già tutti i personaggi già che ci sono. Rea Risa, si fa per dire, è tutto programmato al sistema, cioè l'utente non è libero di scegliere i personaggi che gli piacciono, perché tutto è tutto guidato dal server. Potenziamo il ristorante.
Ok, vedete? Se è già potenziate, allora, ora lo potenzio. Così si fa. Però più andando avanti, ora vi faccio vedere una cosa. A livello 2 è già arrivato a 50. Ci vuole un'ora e richiede due cristalli. Ora vi faccio vedere pure un'altra cosa. A livello 4, guardate quanto richiede. Ora ne richiede 5. Io ne ho sbloccati 8. Siccome mi serve urgentemente, diciamo, la stamina, guardate come si fa ora. Ok. Aspettiamo il caricamento. Allora, lui dice che ci vorranno 4 ore, 5 ore per esattezza, 5 ore, e già ne richiede 10 frammenti, quindi automaticamente dovete soddisfare i requisiti. Per soddisfare i requisiti dovete fare gli obiettivi giornalieri. Vi faccio l'esempio, tipo dare da mangiare 100 volte. O fare linee evolutive, diciamo farlo evolvere o catturare nuovi Digimon, le cose varie, cioè sbloccarli. Vi aumentano i classici premietti e facendo gli obiettivi giornalieri avete già possibilità di sbloccare altre creature. Ora vi faccio vedere pure un'altra cosa. Dice come si. Se io li devo potenziare per dirli al massimo. Ci sono vari modi per il fatto di potenziare. Innanzitutto vado a prendere il cibo che mi serve urgentemente. Allora, aumento pure la capacità. Ah, non si può perché è già in che già sviluppo una cosa. Ah, ecco, perché era già in sviluppo questo. Non si poteva potenziare. Okay. Questo è, diciamo, ragazzi. Ok. Vabbè. Ah, questi linki da amico. Anonimo. Ok. Oh, questo è il chip della fabbrica. Si può potenziare ora? Oh, sì. Aumenta il deposito. Allora, gli diamo da mangiare. Allora, vi faccio vedere pure un'altra cosa interessante. Prendiamo Dolmon. Tieni. Ok. C'è l'obiettivo di dargli da mangiare per 100 volte. Significa che man a mano dovete potenziarlo. Vediamo se già posso fare la sua linea evolutiva. Vediamo subito. Allora, eccoci. Menu. Ok. Vediamo. Ah, posso ottenere Dolgrim. Perfetto. Vi faccio vedere. Ok, ah, c'ho Salamon quindi. Allora, perfetto di gatto, ma non lo posso. Dice che richiede i frammenti, vabbè. Ma già purtroppo.
Facevo avere like. Faccio rispettare la sua linea evolutiva originale. Eccola qui, in tutto il suo splendore. Allora, se i frammenti necessari. Signore, me ne manca, vabbè. Perché, già posso fare lui, perfetto, quindi alla ta linea evolutiva di botto lo posso farlo, perfetto. Ok, vedete? Già comincia a avere già il pallino, vuol dire che automaticamente già gli posso dare, posso prendere altri cristalli. Il gioco continua così, ragazzi, durerà fino dice, per esempio, dovete raggiungere un livello massimo di una creatura e vi dà un potenziamento e così via. Vedete? Fate evolvere le 5 Digimon, cose varie, fare le 5 catture e molto altro ancora. Ok. Adesso vi faccio vedere altro. Allora, continuiamo con il famoso boss. Allora, innanzitutto vediamo di cambiare la formazione. Allora, vi faccio vedere che siccome mi servirà lui perché ho i frammenti, allora vi faccio vedere come si velocizza subito il livello. Che poi vi faccio vedere perché ho scelto un attimo lui. Perché se avete già i frammenti predisposti, potete fare anche in questa maniera. Potete anche decidere di cambiare il personaggio al momento. Per esempio, se non volete. Allora, nel frattempo vi faccio vedere. Perché già. Vi faccio vedere direttamente una cosa interessante. Se avete già i frammenti predisposti, automaticamente potrete fare già subito il livello evoluto e poi il livello omega se volete. Ma dovete valutare molto bene la scelta. Se avete anche, diciamo, il cibo, i cosciotti, anche quello del livello massimo. Conservateli con cura perché così avete già la possibilità di farli arrivare fino a livello Omega. Allo stadio Mega dipende a che punto volete fargli arrivare i signori. Diciamo, non si dice non. Ma se qua siamo arrivati nel Realm Oscuro. Ok, così venti frammenti. Ok, oh, siamo entrati proprio nel vivo. Ecco,
Ecco qua, siamo arrivati proprio. Dovrebbe essere. Eccolo qua. Questo è, ragazzi, il draghetto che è stato sponsorizzato dall'INPS. Ed è un boss fight che si deve affrontare per molte volte. Io ve lo assicuro di una cosa. È molto forte. Perché ha la versione originale molto forte. Quindi dovete stare molto bene attenti. Ora vi spiego. Diciamo, sembrerebbe una barzelletta anche con questi sciarate, con i miei a livello intermedio, a livello campione. Ma io ci sto giocando, ripeto, con la versione moddata. Per motivi che io a me mi secca spendere con le microtransazioni, perché questi titoli, io li chiami JRPG famosi, devono essere sempre bilanciati già dall'inizio. Non fare la grande fesseria di attendere di prendere tante le microtransazioni, perché con le microtransazioni posso capire per il fatto del supporto è molto molto alto ancora. Ma vi faccio vedere uno. Così. Solo per questa volta metto questi due. Così vi faccio vedere. Dietente pure un'altra cosa. Un'altra cosa, conservate con cura i personaggi che vi danno già dall'inizio quelli potenziati. Ve lo spiego. Utilizzateli in caso se avete delle difficoltà. Per esempio, se io avessi utilizzato il gioco originale, dovete avere i celate di livello Mega. Eccolo qui. È un boss fight che praticamente vi appare la barra in alto con la vita. Voi dovete farlo scendere in fretta e furia. Perché se non lo fate scendere in fretta e furia, sono ca è caput per dirvi. Che vi fanno attacco e siete tutti spacciati. Ora vi faccio vedere perché il boss si deve riaffrontare molte volte. Perché il boss è un daghetto infettato, è un daghetto completamente infettato, cioè diventato cattivo e cose varie. Voi dovete farlo rendere come ovetto, ve lo prendete e lui in automatico rinasce in versione normale, che voi automaticamente lo accudete, lo accudite e può diventare a livello Omega. Perché si riaffronta per la seconda volta, lo faccio vedere perché. Questa è la sua cutscene. Andando avanti. Lei ti fa credere che è tutto finito, ma in realtà non è finito. Il drago si raffronta. Se volete avere i suoi frammenti, dovete affrontare molte volte lui. Se volete realmente il suo livello Omega direttamente, eccolo qui. Come potete vedete, ecco, completando lui automaticamente lui se n'è andato, diciamo, le creature infestate se n'è andato, per intenderci, e c'è lui piccolino. Per sbloccare lui piccolino,
sbloccare lui piccolino basta che dovete riaffrontare molti personaggi durante l'avventura e lui è automaticamente c'è l'uovo, ve lo prendete, prendendo l'uovo automaticamente ve l'accudite. Così mi sono spiegato. Secondo cutscene. Ok. Allora, ovviamente la storia è che lei sta cercando tutti i modi di ripristinare l'aria visto che lui se n'è andato e che trova direttamente nella, diciamo, nell'aria infuocata proprio nel magma, perché il draghetto è un vulcano, è detto vulcano o qualche cosa, se non mi ricordo male come si chiama il draghetto. Ok, andiamo avanti. Eccolo qua. Eccolo là, guardatelo. Ecco il draghetto. Dovete prendere questo. Questo è l'uovo del drago. E prima si deve affrontare loro, diciamo, altre creature che se ne vogliono approfittarne di lui. E poi appena li sconfiggerete, automaticamente diventa vostro. Sì, il draghetto si chiama Volcanic Dremon si chiama. Si chiama il draghetto. Eccolo qua. E questi sono detti personaggi oscuri che si devono riaffrontare, che si devono affrontare appena riuscirete a sconfiggere tranquillamente tutti. Automaticamente siete a posto. Rimane sempre con questa formazione, vabbè. Poi io sono una, ripeto una cosa, sono un appassionato della seconda serie, Tames e Fusion Battle, sono un appassionato. Questi caratteri che io ho messo, diciamo, su Lins sono direttamente in caso se io dovessi giocare la versione originale, perché ricordatevi di una cosa: se vi danno già personaggi all'inizio del gioco a livello 70 o livello 99, cercateli di utilizzarli come si deve e potenziarli come si deve, perché il gioco c'è la parte PvE che sarebbe questa e la parte PvP. I PvP, attenzione, giocatore contro giocatore, lì bisognerebbe stare molto attenti perché vi può capitare anche personaggi molto più forti. Quindi dovete crearvi una squadra bilanciata. Ora cambio la formazione, vi faccio vedere con altri personaggi. Allora, vado avanti. Un attimo soltanto, ragazzi.
Un attimo soltanto, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come vi stavo dicendo, adesso entriamo proprio nella fase. Dobbiamo avere quasi finito, diciamo, diciamo questa parte, così vi faccio vedere come si ottiene. Ok. Ora arriva. Eccolo qua. Eccolo qui, il draghetto. Adesso eccolo qua. Signore e signori, ecco il draghetto di esclusivo di Linz. Appena sbloccato. Eccolo qua. Ottenuto. Ora ve lo faccio vedere. Si va avanti. Questo, ragazzi, come si ottiene un personaggio dell'evento? E questo evento, ragazzi, capita una volta sola. Adesso, allora vi spiegherò un'altra cosa. Vedete questo evento? Adesso potete utilizzare il draghetto. E se dovete potenziare, arrivare al suo livello Omega, o livello a farlo arrivare a livello Omega, che ora vi faccio vedere perché non si può ottenere normalmente con altre creature. Cioè, non esistono frammenti specifici per lui, compreso i suoi frammenti che sono riservati all'interno dell'evento. Non possono essere comprati tramite il PvP tra Battle Point, perché purtroppo è un personaggio esclusivamente nato come evento. Ora ve lo faccio vedere da vicino il draghetto. Anzi, vi faccio vedere nuovamente entrambi le due mascotte di Linz, così lo vedete. Innanzitutto l'ho appena sbloccata, adesso ok. Ora lei vi dice ok. Ora dovrebbe essere, eccolo qua, vedete? Vedete? Lei vi sta dicendo come potenziarlo, perché guardate di una cosa. Aumenta o si difende utilizzando questi frammenti. E se si può potenziare, e lui ha la sua varietà che può cambiare forma. Vedete? Per ottenerlo. Allora, per ottenere ci sono due modi. O fate l'Advent Quest che sbloccherete i frammenti dedicati, o fate l'evento esclusivo. Cosa significa? Sta a voi come potenziare il draghetto. Gli sviluppatori dice: vi diamo la possibilità di sfruttare la meccanica, cioè le personalizzazioni, siete voi a decidere come potenziare il draghetto. Siete voi. Infatti ora mi ha detto il cosciotto, quello a livello master, che
è valido utilizzo per una volta sola, quindi state attenti il personaggio da scegliere. Ok, ho ottenuto i daghetto. Ok, ora vi faccio vedere da vicino. Tutti si chiedono: è possibile potenziare la vostra casetta? Cioè, se io vorrei collezionare molti Digimon, come faccio? Semplice. Cliccate qui. Vedete qui dove c'è scritto 5. Da qui potete aumentare da 50 a 70. Da 70 poi passa a 100. E così via. Così più Digimon avete, potete avere più creature più possibili. Ora ve lo faccio vedere il draghetto. Dove? Eccolo qua. Allora, eccoli qua. Prima esclusivamente diciamo, è Zubamon come protagonista, perché c'era per il fatto che lui sia deserto. Invece questa è nata esclusivamente per Linz, questo qua. E qui noterete una cosa, vedete qui, questa è la sua linea evolutiva. Se viene come viene potenziato lui? In base ai frammenti che gli date. Se i frammenti sono molto positivi, avete un carattere in posizione di attacco, questo è attacco, questa è difesa. Se io andrò molto sull'attacco, vedete, cambia il livello di forma. E può anche cambiare colore, dal rosso, dal verde, dal giallo. Perché questo drago, questo carattere, è in grado di assorbire l'essenza delle altre creature. E se lo fate in combinazione corretta, se si fanno in combinazione corretta, otterrete un personaggio che ha un grosso potenziale a livelli pesanti. Quindi state voi a decidere come potenziare realmente il draghetto. Ora, prima di chiudere, diciamo, la live, aspettate un attimo. Ok. Prima di chiudere la live, vi mostrerò cosa si ottiene. Cosa ottengo per la seconda volta in diretta. Speriamo, vediamo che cosa mi capita. E mi è capitato Gamon, che bello ragazzi. Allora, ma se uno mi chiede come si ottiene Vimon, come si ottiene Gammi, allora c'è un discorso da dire. Vimon e Gammi o altre creature come Gatomon o Renamon o molti altri Gilmon e molti altri. C'è un discorso da dire: più spendete nei cristalli, più avete possibilità che vi danno. Molto probabile, ma non è detto che ve lo danno, eh? Non è detto. Quindi, state con molta cura di conservare i cristalli e utilizzarli soltanto nel momento del bisogno. Allora, così diciamo tutto. Prima di chiudere la live, vi faccio vedere soltanto quanti personaggi possiedo, quanti personaggi ci sono realmente dentro Linz, quello giapponese, i draghetto, compre e basta. Allora, vi faccio vedere la mia forma, vi faccio vedere i personaggi che possiedo. Eccoli qua. Questi sono tutti quelli che possiedo. Allora, attenzione, i primi quattro li ho ottenuti specificatamente sfruttando l'evento, che ci sono stati anche degli eventi gratuiti. I
Gli altri li ho tenuti tramite la roulette russa, li ho tenuti però in maniera causale, non li ho tenuti in maniera giusta. Diciamo, li ho tenuti causale. Questa, allora, vi spiegherò un'altra cosa. Vedete qua. Ecco, allora, se volete potenziare il carattere dell'evento, vi chiede, prima di tutto, dovete fare per forza l'evento suo dove ci sono tutti i suoi frammenti. Primo. Secondo, gli eventi extra significa che potete e dovete utilizzare quelli della Battle Quest. Significa o Advent Quest, che dovete sconfiggere i personaggi che troverete al momento, prendete i suoi frammenti per farlo a lui evolvere, e così via. Così funziona, diciamo, la sua meccanica. Ora vi faccio vedere quanti personaggi ci sono in tutto Linz. Ok, questa è la lista completa. Come potete vedere, ci sono la maggior parte dei baby, quelli della prima, seconda, terza serie, divisi in vari ordini cronologici. Poi ci sono altri personaggi alternativi che possono essere sbloccati. Vi faccio vedere. Allora, 1, 2 e 3, 4 e 5 e 6 sono i personaggi più rari, tra cui Vimon, Shotmon, Gammy, Dracomon, Zubamon. E questi due sono i più rari. Questi di qua vi possono capitare in qualsiasi momento nella roulette russa. Anche Renamon, diciamo, anche questi sono molto rari. Perché dovete avere una fortuna spacciata che ve li dà. Se vi faccio vedere, ecco qua, Vimon. Così vi faccio vedere. Tutte le sue animazioni, che sono quelli di Cyber Sleuth. Vi faccio vedere Grammi. Ok, vediamo. Ah, solo questa come animazione? Sì. Ha solo questo come animazione. Poi, Dracomon, CG click, ecco, vedete? Ha solo due anima tre animazioni. Perfetto. Allora, vi faccio vedere il draghetto che ho appena sbloccato. Vedete? Ha solo un'animazione, però ne è fatto bene, non è brutto. Ora vi faccio vedere il draghetto che è stato appena sbloccato, ragazzi, ieri è stato sbloccato. Questa è un'anteprima esclusiva. Come diciamo, personaggio che viene dato dalle da, secondo me, viene dato da un evento settimanale.
Eccomi, allora, dicevo questo che praticamente così è. Questo è il traghetto, questa è la sua linea evolutiva, così vi rendete conto. Come? Un interghetto in tutte le sue forme. Ripeto, allora, per ottenere questo traghetto non è molto ben chiaro come si otterrà. Si è capito che si otterrà in due modi: o con l'evento o tramite roulette russa, o diciamo dal baby, che per ottenere il famoso baby che Coromon, ma non avete libertà di scelta di fatto di Coromon, perché vi potrà capitare il signorino Agumon o può capitare qualcun altro. Dovete avere un colpo di fortuna per fare l'esempio. Ora vi faccio vedere perché io intendo questo. Allora, prendiamo i begoni. Allora, vi faccio vedere perché. Così vi renderete conto. Allora, siccome ne ho 3.000. Ok. Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutti gli stessi, ragazzi, incredibile. Vedete? Ha finito, perfetto. Allora, eccolo qua. Adesso, cari signori, ora vi faccio vedere. Allora, mettiamo i baby 1. Allora, siccome vi può capitare, allora vediamo che cosa mi capita. Allora, ci vorranno 12 minuti. E per ottenere chi? Vabbè. Vi faccio vedere prossimamente che cosa mi capiterà. Comunque, ripeterò molto chiaramente, se avete intenzione di giocare completamente con Linz, io dico con tutto cuore, prendete la versione moddata, non prendete la versione originale, perché c'è un problema. Io non è che sono contro gli sviluppatori per il supporto dei server, per il fatto delle microtransazioni, attenzione, eh. Dico soltanto state attenti alla moderazione sia delle microtransazioni e soprattutto un'altra cosa importantissima da dire. State a cura qualsiasi manovra che fate, perché i giochi free to play c'è un discorso da dire. Una volta fatto, una cosa non potete più ritornare indietro. Va bene? Con questo è tutto, ragazzi. Spero che la mia live vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima.